Questo qui è il mio nuovo computer. In realtà questa è una scatola, però al suo interno c'è il mio nuovo computer. E dato che voglio ricordarmi questo giorno e questo momento, direi di fare un unboxing insieme. Però mi servono forbici. Allora, non ce la farò mai ad aprirle con queste forbici. No, vabbè, quanto è bello. Cavo per caricarlo. Sono passati un po' di giorni dal mio acquisto del Mac, oggi è un altro giorno. E ho passato tutte le mie cose su quel computer, le cose che mi servivano, i lavori, e lo sto utilizzando giornalmente. E dato che ho fatto anche un sondaggio su Instagram, dove vi ho chiesto se utilizzavate il Mac e se sì, in che occasione, cioè per lavoro, per studiarci, comunque per l'università o la scuola, ho notato che molti di voi utilizzano Mac, o comunque molte persone mi hanno fatto tantissime domande su alcune cose un po' tanto specifiche e non riesco purtroppo ad aiutarvi, però comunque c'è sempre Google. Se avete un dubbio su una cosa, googolatelo e vedrete che la risposta la troverete abbastanza facilmente. E quando avete visto che l'ho acquistato, molte mi avete chiesto perché lo hai preso, perché hai scelto Mac al posto del PC di Windows, e quindi adesso vi dico i motivi per cui io ho scelto di acquistare un Mac. Vi dico sia i motivi iniziali per cui ho deciso di fare questo acquisto, sia le cose che sto notando giornalmente lavorando sul mio computer. Ho deciso di fare questo acquisto perché, sentendo opinioni e comunque giudizi dei miei amici grafici, fotografi, vedendoli lavorare proprio su quel computer, ho visto che aveva comunque delle buonissime prestazioni, quasi ottime, e io purtroppo con il mio PC vecchio avevo dei problemi su, ad esempio, mi capitava che mi crashavano i programmi, a volte purtroppo mi è successo di perdere dei lavori ed è stato bruttissimo, però vabbè, i programmi che avevo nel mio vecchio Windows si bloccavano, e al contrario notavo sempre che il Mac era molto veloce, di prestazioni elevate, e insomma questa cosa, diciamo, che è molto molto influente, soprattutto se vuoi risparmiare il tempo quando devi lavorare giornalmente al PC. Per la velocità, per il fatto che ho sentito che non crashava, anche il design, ragazzi, il design è bellissimo, cioè minimal, leggero, anche il fatto che sia leggero è stato un motivo molto importante, cioè lo metti lì ed è veramente bello. Poi che altro? Anche per i colori, che appunto confrontavo la mia grafica sul mio PC vecchio con la grafica sul PC Mac, e i colori erano differenti. Sul Mac erano più brillanti, vivi, più autentici, diciamo, erano veramente più autentici, e anche questa cosa è stato un motivo per cui ho deciso di acquistare appunto un Mac. Adesso, per non far durare questo video poco, ho deciso di rispondere a delle vostre domande. Pesco domande a caso e cerco di rispondere al più possibile. Letizia Ferrara: quando vai di nuovo a New York? Non lo so, Letizia, non è nei miei programmi prossimi, però ci voglio andare. New York è una città che amo tantissimo, mi ha cambiato, appunto, lo sapete, ve l'ho detto nel video di quello che non vi ho mai detto, ve lo lascio qui o qui. Ci voglio assolutamente tornare, magari non a dicembre, gennaio, perché fa veramente freddissimo. Ci sono anche percepiti meno 20 gradi, quindi direi proprio di no. Anche perché lì c'è la mia carissima amica Chiara, che vi lascio il suo canale qua sotto, anche lei ha un canale YouTube, e New York City for All. Lei ogni settimana pubblica video su New York, è fantastica, andatela a seguire, è una grande. E c'è anche un video che abbiamo fatto insieme sul suo canale, quindi andatelo a vedere se non l'avete già visto. Isabel.zenere: che lavoro fai? Se me l'hai chiesto vuol dire che non hai visto uno dei miei video, ovvero social media manager. Cosa fa il social media manager? Il mio lavoro. Cioè, più esplicito di così, io faccio quel lavoro lì, ti lascio il video giù nell'info box, o anche qui, insomma, quello lì è il mio lavoro, e anche YouTube lo considero comunque un lavoro, e spero anche di migliorare questo aspetto qui di YouTube. Dolce Smile Cinzia Fira: ciao, come hai conosciuto la fantastica Federica Piccinini? Un abbraccio. Ho conosciuto Federica, o comunque qui su YouTube, penso si chiami Sweet as a Candy, o anche su Instagram, ha anche un blog,
Grazie a Chiara di New York, perché eravamo perché Federica è stata a New York, ha conosciuto Chiara e in quell'occasione lei, ha parlando con Chiara, gli ha detto che avrebbe voluto incontrare comunque le ragazze della sua zona. Lei è di Bologna, io sono di Rimini, insomma ci ha messo in contatto, ci ha scambiato i contatti e ci siamo incontrate. Ed è stato subito feeling quando siamo uscite insieme per la prima volta. Abbiamo le stesse passioni, condividiamo più o meno lo stesso lavoro, ha anche un negozio online, cosa che io stimo tantissimo di lei, e sicuramente chi la segue l'apprezza e l'ammira come faccio io. L'ho conosciuta in questo modo. Chiara, cara donna, sei felice? Un bacio, Carol. Ciao Chiara, un bacio anche a te. E sei felice? Sì, cioè in questo momento sì, sì, cioè sono felice, non so cosa dirti di altro. Antonella.3893, hai mai visto Stranger Things? Certo, anzi so che adesso deve uscire la prossima stagione, non vedo l'ora perché io lo adoravo, l'ho adorato, mi piace un sacco. Io non sono una che guarda tantissimo le serie TV perché faccio fatica ad appassionarmi di una serie, a avere sempre quel desiderio di continuare a guardarla e a finirla. Strano, lo so, però io sono così, però ad esempio per Stranger Things mi è piaciuta un sacco e non vedevo l'ora di guardare l'episodio dopo, quindi sì, l'ho amata e non vedo l'ora che esca la nuova stagione. Fede Iliano mi ha scritto: sei in cerca dell'amore, ci credi ancora? Wow, che domanda! Se arriva bene, se no fa lo stesso, sto benissimo anche da sola. Chi mi conosce lo sa, io sono molto solare, positiva, ottimista, quindi diciamo che l'amore è una cosa in più che deve migliorare la mia vita, non deve appesantirla, quindi se è così, bene, se no non sono in cerca dell'amore, di un amore a caso, insomma. Ci credi ancora? Certo, certo che ci credo, assolutamente. Elisabetta 2905. Allora, qua c'è un pezzo di domanda che non riesco a leggere. Tu cerchi sempre di portare allegria, ma come stai realmente? PS, faccio questa domanda perché puntini puntini non riesco a leggere la parte finale. Vabbè, comunque ti ringrazio. Allora, grazie, mi hai fatto un complimento bellissimo, davvero, grazie. Mi fa piacere vedere che voi capite che questo è proprio un tratto, cioè una caratteristica di me, essere allegra, comunque solare. Come stai realmente? Sto bene, sto bene. Sto veramente bene, quindi sì, cioè si vede comunque nei video come sto. Le emozioni si vedono dagli occhi e sicuramente lo noterete anche voi. Cioè veramente sto bene, non so che altro dirti. Swinging Equilibrium mi ha scritto: la tua più grande paura? Che domanda. Allora, non lo so. È una domanda interessante ma difficile, perché comunque non è che ho una paura, tipo ho paura dei ragni, ho paura di una cosa concreta, pratica. Ho paura magari di non vivermi abbastanza tutte le cose della mia vita, insomma, questa cosa così, però è una paura un po', cioè, insomma. Io costantemente vorrei vivermi ogni giorno al 100%, cercare di fare tantissime cose in ogni giorno. Cioè, non è una paura, ragazzi, è difficile da dire come paura, però... se avete capito bene, avevo paura dell'aereo, di volare, ma ve l'ho detto anche nel video, anche lì, di quello che non vi ho mai detto. Però appunto mi è passata tranquillamente, anzi adesso adoro andare in aereo. Se fosse per me, anche domani prenderei un volo. Facciamo le ultime due perché ho paura che si allunghi troppo. Flv Official: ciao, te mi scrivi spessissimo, io ti riconosco. Inizierai a fare vlog più spesso? Vi piacerebbe se facessi più vlog? Fatemelo sapere nei commenti. Se sì, cercherò di fare vlog più spesso. Fatemelo sapere, veramente. Sono curiosa di capire se vi piacciono o meno i miei vlog e che tipo di vlog vorreste vedere, magari. Ultima domanda, Alessia Biagetti: dove abiti adesso? Adesso abito in provincia di Rimini. Qui c'è la casa dei miei genitori e io sto qui da loro, però mi piacerebbe comunque anche spostarmi, non si sa mai. Non mi escludo il fatto che magari in un futuro potrei andare in una città dove magari per il mio lavoro riesco a lavorare meglio, insomma, ho più opportunità. Con queste domande si conclude il video di oggi, io spero vi sia piaciuto e se sì lasciatemi ovviamente un mi piace, che io riesco a capire se vi piacciono o meno i video. Seguitemi su Instagram, Carol Chiari, e vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video.